Eccoci con il mister Mecchion al termine dell'allenamento di oggi sabato, quindi a poche ore dal match con Toro del Greco. Com'è andata questa settimana? Mi sembra che a livello di campagna acquisti è arrivato un altro giocatore, un giocatore è saltato, ma comunque mi pare che ti vuol dire che la squadra adesso è di un buon livello, credo, no? Ma direi che Luis sicuramente abbiamo fatto una cosa importante come la porta, che è il nostro obiettivo numero uno in questo momento. È ovvio che oltre a lui c'è il rientro di Gai questa settimana, ancora attendiamo il rientro di Vendacuzzo, ma soprattutto dobbiamo crescere sotto l'aspetto della condizione, perché ci sono tanti ragazzi nuovi che comunque non giocavano da tanto tempo e quindi hanno bisogno di una condizione importante per dare il meglio di se stessi. Abbiamo parlato in settimana, mi sono arrivate tante segnalazioni, voci sulla partita di Oppio Lugano. Lei come l'ha vista? Ma la partita, penso che il primo tempo meritavamo anche di chiuderlo in vantaggio con una traversa piena di Emma. Abbiamo gestito bene per tutti i 45 minuti, poi nel secondo tempo ci siamo fatti sorprendere da una verticalizzazione dopo 5 minuti. Lì domenica una squadra abbastanza giovane in campo a subire purtroppo un psicologico, ci siamo un attimino disuniti, non siamo più stati squadra e quindi non c'è stata neanche la possibilità di recuperare. Loro sono stati bravi a chiudersi, a ripartire, a farci anche il terzo gol su una ripartenza. Come ho detto già in altre circostanze, noi stiamo lavorando, io penso che alla fine il lavoro ci pagherà, dobbiamo avere solo pazienza di che tifosi necessarie per attendere questi ragazzi. Credo, infatti, sicuramente è fondamentale anche il fatto l'apporto del pubblico, che così ci sarà. Ma il pubblico è stato sempre vicino a noi, per me non è il primo anagella, quindi conosco bene le potenzialità che questa gente ci può offrire con il proprio incitamento, quindi ci sono vicini, me ne accorgo anche dall'atmosfera che si è creata a Gaeta, me ne accorgo dagli allenamenti, dagli spalti, quindi noi lo sentiamo molto vicino al nostro pubblico e secondo me in questo momento di difficoltà sarà ancora più vicino, perché insieme a loro, insieme a tutti, possiamo solo uscire da questa situazione un po' difficile. Settimana che poi in questa settimana ha lavorato appunto, quindi sicuramente per caricare la squadra in funzione di questo match che a quanto pare che sicuramente sulla carta è difficile, no? Ma noi non dobbiamo caricare più del necessario questi ragazzi che già stiamo attraversando un momento difficile. Noi dobbiamo solo avere rispetto del nostro avversario, perché sicuramente è un avversario importante che ha fatto una squadra per vincere questo campionato, quindi sappiamo e conosciamo benissimo le loro potenzialità, ma nello stesso tempo abbiamo già una settimana in più di lavoro insieme ai ragazzi, una condizione un po' diversa, però sappiamo benissimo che sarà una partita difficile, ma non per questo non è una partita che ne andiamo a giocarci a viso aperto. Certamente, perché comunque credo che lei sta lavorando con un discorso legato a nuovi innesti, quindi non si può sicuramente pretendere tanto da una squadra che è arrivata, è stata rivoltata nell'arco di 2 settimane, no? No, io ho preferito cominciare subito a lavorare su certe situazioni di gioco, consapevole che le prime 2 o 3 giornate potevano essere anche difficili, però nello stesso tempo ritengo che il lavoro alla fine ci pagherà, quindi meglio soffrire adesso in queste prime giornate per poi ritrovarci il lavoro dopo e quindi avere una squadra vera in campo, una squadra che sa quello che vuole in tutte le situazioni di gioco che si presentano durante la partita. Quindi soffriamo adesso per poi essere una squadra importante dopo. Parliamo della situazione di Fortunati squalificati. Ma ripeto, Fortunati, come ho detto prima, c'è dentro di Serra, c'è dentro Parzelli di Cerro, ancora deve ragazzo di 94 deve ancora prendere condizione, abbiamo purtroppo ancora Vendacuzzo fuori con la giornata di squalifica, però rientra la porta anche se non ha una posizione ottimale, però va inserito immediatamente perché ci serve esperienza lì davanti, quindi alla fine diciamo che la squadra che scenderà in campo sarà una squadra importante, che ripeto possiamo avere ancora di difficoltà a livello di condizione, però domenica dobbiamo andare a giocarcela, ce la giochiamo con le armi che abbiamo. A livello di mercato, Macri è saltato oppure ancora recuperabile? No, Macri non lo so in questo momento, perché io stavo allenando, so che hanno avuto l'incontro con la società. E da parte nostra c'è sicuramente la voglia di tesserare un ragazzo importante come lui, però dall'altro lato c'è un essere degli accordi economici che non pesano più di tanto sulla voglia della società. Ha
Allora, questa Turse ne abbiamo già parlato, che cosa bisogna temere di questa squadra? Dicevo, parliamo di questa Turse, che cosa c'è da temere di questa squadra per poter vincere in via Torre dei Greci? In questo momento serve un po' di tranquillità, dobbiamo scendere in campo tranquilli, non attraversando un momento facile, mi rendo conto che a livello psicologico queste partite sono difficili, però noi dobbiamo scendere in campo sereni, tranquilli, rispettare l'avversario perché è un avversario importante, però consapevoli anche che stiamo crescendo sotto l'aspetto di squadra e quindi dobbiamo andare a giocarci una mesa aperta. In ultimo, 5 punti in classifica che possono tornare a essere 6, che lo sappia. Sì, penso che la società si è già adoperata a fare questo tipo di ricorso perché è un'ingiustizia quello che ha subito la società, una vertenza pagata nei tempi giusti, quindi ritengo che è un punto che ci dovrebbe tornare, però non è quel punto che sicuramente ci farà la differenza, noi dobbiamo lavorare per cercare di uscire il prima possibile attraverso delle vittorie importanti da questa situazione. In bocca al lupo, grazie.